Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su IVA Gamesport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video finalmente. Oggi ragazzuoli purtroppo andiamo ad onorare il buon barone che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Vi vado un po' a raccontare la situazione e quello che è successo dopo la morte di barone sui social, ma anche e soprattutto l'apporto che hanno dato ovviamente le squadre italiane, soprattutto di Serie A, alla Fiorentina. Ma come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti, iscrivendovi e attivando la campanella. Quando pubblico video vi spunta una finta notifica, basta premere subito qui all'interno del mio contenuto. Ragazzuoli, mi supportate al massimo se vi iscrivete, attivate la campanella, ma soprattutto ragazzuoli, non vi perdete nessun video. Tutti i video escono qui su Ivan Gaming Sport alle ore 13 ogni giorno all'ora di pranzo. E soprattutto ragazzuoli, non vi scordate di vedere anche uno shorts. Tutti gli shorts escono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 di sera. Allora, vado a cercare un attimo molto velocemente l'articolo della morte di Barone da parte di Sky Sport 24. Ed eccolo qua, ed eccolo qua. Allora, addio Barone, il cordoglio del mondo del calcio. Vi leggo un po' l'articolo. È il giorno che sto registrando questo video per voi, due circa giorni fa, c'è stata la camera ardente per Barone al Viola Park. Il giorno del dolore per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Gio Barone, morto a 57 anni. Il club: perdiamo un punto di riferimento. Il presidente della FIFA Infantino: Barone ha migliorato il mondo del calcio. E il sindaco di Firenze Nardella: siamo increduli, pieni di dolore. Camera ardente al Viola Park dalle 9 alle 21, per il giorno in cui sto registrando questo contenuto. Funerali a New York la prossima settimana. Tutte le reazioni del mondo calcistico e non solo. Ieri sera praticamente c'è stato il saluto di Ribéry, il primo grande colpo di mercato della coppia con Misso Barone. Oggi nello staff tecnico della Salernitana ha salutato così il suo ex direttore generale su Instagram. Non ci sono parole, grazie di tutto ciò. Un pensiero speciale alla tua famiglia e al popolo viola. Montella: la Fiorentina perde un grande uomo. Anche Vincenzo Montella, che è stato il primo allenatore della Fiorentina di Commissa Barone, ha salutato con affetto e dolore il dirigente. Passiamo a Milenkovic: continuerai a sostenerci con il nostro capitano Davide Astori. Anche Nicola Milenkovic ricorda Gio Barone con un toccante messaggio social, rievocando anche la scomparsa di Davide Astori, avvenuto poco più di 6 anni fa. Oppure passiamo a oggi, che c'è la camera ardente del Viola Park dalle 9 alle 21. E condola: Fiorentina perde un grandissimo un grandissimo guerriero. In diretta su Sky Sport 24 ha ricordato così Barone: la Fiorentina ha perso un guerriero. Barone ha combattuto per difendere gli interessi della sua squadra. Non ha avuto paura di discutere con istituzioni, media e altri grandi club. Il Viola Park è uno dei centri sportivi migliori al mondo, una fabbrica dei talenti del futuro, come la intendeva Alfredo Di Stefano, riferendosi al centro di Valle dei Pastere a Madrid qualche anno fa. Immagino che gli sarà intitolato qualcosa in quel centro così tanto voluto. Tra pochi anni vedremo i frutti di quell'opera, che vale molto più dell'acquisto di un calciatore. Anche la ricostruzione della squadra, però, è stato uno dei migliori lavori di Barone negli ultimi anni. La Fiorentina è una rosa lunga e ha giocatori di livello molto molto alto. E soprattutto, ragazzi, sarebbe bellissimo che la Fiorentina vincesse quest'anno la Conference League e la possa dedicare a Barone. Il saluto della sua Pozzallo: Gio Barone è nato e vissuto nei suoi primi anni di vita a Pozzallo, comune siciliano, in provincia di Ragusa. Proprio dal sindaco del comune di Pozzallo, Roberta Mattuna, e dalla società calcistica ASD Pozzallo, squadra di promozione, sono arrivati dei messaggi di cordoglio. Il comune di Pozzallo lo ha ricordato anche con un minuto di silenzio durante la seduta del consiglio comunale, poi rinviata in segno di lutto. A Pozzallo verrà poi trasferita la salma di Barone dopo la camera ardente al Viola Park, e sarà celebrata una messa sabato 23 marzo. Mandragora: spero di regalarti quello che sognavi così tanto. C'è una cronista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha salutato Barone con un toccante post sul suo account Instagram. Ciao Gio, ci hai lasciato troppo presto e tutto questo non sembra reale, una tristezza così grande. Non posso che ringraziarti per averti voluto apportato, per avermi voluto e portato a Firenze, per aver creduto in me, per le pacche sulle spalle e nei momenti negativi, dove eri sempre presente con la tua lealtà e sincerità, per la semplicità e l'affetto con la quale ti ponevi con me, la mia famiglia e la mia piccola.
Spero di poterti regalare insieme ai miei compagni molte soddisfazioni e quel cosa che sognavi tanto. E non sarai dimenticato, quello che hai fatto vivrà per sempre in noi e nel popolo viola. Grazie di tutto, un grande abbraccio a tua moglie Camilla, ai tuoi figli e a tutta la tua famiglia. Beh, ho accorciato un pochettino perché è stato veramente tanto, 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 tanto lungo. E vi parlo un po' della camera ardente di oggi. Vediamo un po' chi è andato a trovare oggi Barone nella camera ardente. Vi dico immediatamente, sempre dall'articolo di Sky Sport, eccetera, eccetera. Vediamo un attimo se lo trovo, ve lo faccio, ve lo dico subito. Barone, eccolo qua. Allora, Gio Barone, la camera ardente stamattina già alle 9, le prime cose. Minchia, ragazzi, però, Madonna. Oggi, quando sto registrando questo video, Gio Barone era nato a Pozzallo il 20 marzo 1966. Oggi avrebbe compiuto 58 anni. Per poco non è riuscito a compiere i 58 anni. Gio Barone aveva accusato un malore a Bergamo domenica 16 marzo, a poche ore dal match di campionato tra Atalanta e Fiorentina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed era stato trasportato d'urgenza e poi ricoverato in terapia intensiva a San Raffaele di Milano. Le due squadre e la Lega avevano subito concordato per il rinvio della partita a data da destinarsi. La carriera di Gio Barone. Dopo la nascita e i primi anni di vita a Pozzallo, si trasferì in America con la famiglia all'età di 8 anni. Dopo gli studi in ambito economico e bancario, conobbe Rocco Commisso, che lo inserì all'interno del gruppo di telecomunicazioni Mediacom. Nel 2017 Barone divenne vicepresidente dei New York Cosmos, subito dopo l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Commisso. Barone fu poi fondamentale nel 2019, nella chiusura della trattativa con la Fiorentina. Commisso affidò l'incarico all'amico e spalla, affidandogli subito la gestione della società Viola ed il suo braccio destro operativo in Italia. Alle 9:10, bandiera mezz'asta al Viola Park, dalle 9 fino alle 21 la camera ardente se resterà aperta. E vediamo chi è andato a trovare un po'. C'erano anche alla visita della Fiorentina. La squadra è andata alle 8:30 in forma privata, ma potrebbe tornare anche nel pomeriggio. C'erano anche i nazionali Milenkovic e Caiote, che hanno chiesto e ottenuto un permesso rispettivamente dallo staff della nazionale serba e da quella dell'Italia Under 21. Anche Daniele De Rossi alla camera ardente, l'omaggio dell'allenatore della Roma, accompagnato dal Chief Football Operating Maurizio Lombardi e dal legale Vitali. De Rossi si è intrattenuto anche con Daniele Pradenio, direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente della Roma, quando De Rossi giocava in giallo-rosso. E vediamo un attimo qualcosina in più. Il ministro Abodi alla camera ardente al Viola Park per Gio Barone. Aguilani: Barone mi ha sempre trattato come un figlio. Alberto Aguilani, ex allenatore della Fiorentina Primavera, ha scritto un messaggio su Instagram per ricordare Gio Barone: sento un vuoto enorme dal primo giorno che ci siamo conosciuti, mi ha trattato come un figlio. Ragazzi, veramente tantissimo, oltre 2000 persone al Viola Park del Barone, un amore che si è visto, ragazzuoli, e si vede soprattutto in questi momenti. Una cosa molto molto bella, e anche una scena molto bella anche per i familiari, che ovviamente saranno completamente distrutti perché sempre 57 anni oggi. Per quando sto registrando questo video, per voi 2 giorni fa, il 20 marzo, avrebbe compiuto 58 anni, ragazzuoli, pochi giorni al suo compleanno. Aurelio De Laurentiis è andato anche lui al Viola Park, è arrivato poco dopo le 14. È andato anche Marotta. Ragazzi, veramente, veramente, veramente bello come cosa. È arrivato anche Biraghi, il capitano Biraghi, ha depositato sul feretro una maglia numero 10 con stampato il nome di Barone, con sopra tutte le firme dei calciatori, ovviamente. Della Fiorentina. Il messaggio di Burdisso su Instagram: sei stato un esempio di passione e determinazione, ho potuto lavorare a crescere assieme a te, grazie mille, riposa in pace, Gio Barone. Adesso direi di concludere qui questo video, è stato veramente veramente molto forte, insomma, anche come contenuto. Io mi spiace, faccio le mie condoglianze alla Fiorentina e alla famiglia di Gio Barone. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Scrivete un commento positivo per Gio Barone, diamogli tutti un glorioso addio, come hanno fatto un sacco di celebrità del calcio e non solo, e oltre 2000 persone che sono andate al momento di quando sto registrando questo contenuto nella camera ardente di Gio Barone. Noi, ragazzi, ci vediamo domani con un video, speriamo, un po' più allegro.
Ci vediamo domani direttamente qui su Ivan Game Sport alle ore 13. Vi invito, come detto, a iscrivervi al canale per supportarmi al massimo. E niente ragazzi, ciao ciao ciao, Gio Barone.